Io credo che il focus di oggi sarà sul tema del capitale umano. Vogliamo chiamarlo persone, vogliamo chiamarlo comunque talenti, perché alla fine le dinamiche economiche sono molto diverse fra di loro, perché abbiamo aziende che stanno portando grandi risultati in questo periodo, sono opportunità che vanno prese, e altre che ovviamente non riescono ad affrontare le sfide in maniera adeguata. Quindi il tema nella complessità non si può generalizzare, ecco, su cosa ci aspetta il futuro delle piccole. Certo, due sono i temi: uno, questo qui, delle persone, soprattutto dei giovani, ma non solo, un modo diverso di sapere motivare le persone. E l'altro che uscirà, io credo, è il tema delle dimensioni dell'impresa, perché l'Italia è fatta ancora da troppe piccole imprese che hanno bisogno di essere un po' più strutturate se vogliamo creare le condizioni per ripensare i propri modelli di business e anche il rapporto con la propria gente. Primo, c'è una consapevolezza dell'imprenditore che deve rendersi conto che è tempo di lasciare da parte i propri, diciamo, la propria condizione di essere autonomo, ma a riuscire a capire che mettendosi insieme o crescendo velocemente, e quindi velocemente vuol dire tramite acquisizioni, tramite alleanze, riesce a fare il salto migliore. E questo è un tema di consapevolezza e poi anche di formazione degli imprenditori e dei manager che poi sapranno portarci dentro. Dopodiché se evidentemente anche lo Stato aiutasse con qualche facilitazione e quindi a questi processi di aggregazione, no? Dal punto di vista di una fiscalità agevolata, piuttosto che qualche tipo di contributo, piuttosto che entrare col CDP in maniera nel capitale delle imprese, dando una mano in quella maniera, in un ruolo un po' più attivo e più vicino agli imprenditori, sarebbe di aiuto. Ma senza la consapevolezza però iniziale non servono i soldi, non bastano i soldi.